kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di The Sims 4. Finalmente siamo di nuovo dai Coppola, visto che me lo richiedete sempre, ragazzi. Ma quanto amate Coppola? Che ogni video trovo i commenti: ma è Coppola? Ma è Coppola? Ma è Coppola? Eccoli qua. Sono ritornati, iniziamo la settimana con loro. E possiamo già notare una lieve differenza, o almeno voi la state notando, che c'è una news? Sì, se adesso contate i piani di casa, c'è un terzo piano. Ma lo vedremo nella seconda parte del video, perché riguarderà Edoardo. Eccoli qui che arrivano, eccoli. Buongiorno piccolini. Come dicevano, quel terzo piano di casa riguarda Edoardo, quindi noi questa mattinata pomeriggio la passiamo con Vanessa e questi piccoletti, perché avevo voglia di fare una cosa diversa e portarli un po' fuori casa. Infatti lei, una cosa che non fa mai, sta cucinando la colazione. Sì, adesso Ambrogio verrà ad aggiustare questa cosa qui per questi piccolini, così. Oddio, chiacchierate tra voi. Racconta una storia di stupidaggini, rallegra la sorellina piccolina. Lei vuole la mamma perché lei ha il tratto appiccicosa, quindi vuole sempre la mamma. Dai, ci siamo noi, i tuoi fratellini. Ma guardateli. Parla con tuo fratellino, parla. E parla, eccola qui la colazione. Però aspetta Vanessa, lei mangi solo tu? Allora, prendi questo, lo appoggiamo qui. Ed è, oh, eccellente, brava Vanessa, mi stupisci. E quindi, prendi una porzione, perché raccogli, la mettono nell'inventario. E prendi una porzione, dai. Facciamo tutti colazione, Edoardo lavora sodo, eccolo, eccolo che lo va a prendere. Voi non mi guardate in cagnesco. Bravi bimbi. Allora, e poi dovremo preparare, anzi no, perché tanto la porzione è per 8, quindi ne avanzano giusto altre 4, ce lo portiamo appresso questo piatto. Perché nel posto in cui andiamo non ci sono i seggioloni per far mangiare i bimbi, e quindi se per caso gli viene fame, noi siamo organizzati, abbiamo il cibo per questi piccoletti. Vediamo se si divertiranno in questa mia idea. Bravi, così! Buongiorno a tutti! Allora, mammina, no, insegna i numeri, no, racconta una storia, rallegra. E lodala, brava, che lei alla fine è la più piccolina di casa, non ce lo dimentichiamo, eh? Infatti stavo pensando che quando saranno bambini, per prima crescono Diego e Cristiano, ma lei me la faccio rimanere un altro po' bebè, perché è veramente la più piccolina. E come abilità, guardate Diego, manca soltanto un punto, è immaginazione e pensiero per avere il massimo tutto. Cristiano anche a buon punto. La maggior parte è 3, il resto è 2, mentre lei è poverina, appena iniziato, perché appunto è la più piccolina. Però sono riuscita a fare la foto e mi annoio. No, abbiamo da fare. Ecco qui, l'album di famiglia è completo. Ma come sono carini, ragazzi, ho voluto fare una fotina proprio per ricordo di tutti e 3 da bebè. Carinissimi! No vabbè, guardate questa, le espressioni, almeno così sono più dritti. Ok, basta, adesso andiamo dove ho in mente. Allora ragazzi, nel posto in cui dobbiamo andare, la mia idea è quella che lei incontri per caso le altre mamme con i bebè, quindi Morgan, Alice ed Elena con i loro rispettivi figli. Solo che noi non possiamo fare questo incontro casualmente, perché anche se per esempio incontriamo le mamme, i bebè non ci sarebbero. Quindi adesso che io vado in quel posto, le invito, perché comunque ho fatto conoscere a Vanessa sia le mamme che i bebè, le invito, così facciamo finta che comunque si sono incontrati qua
E mentre i bambini fanno amicizia, lei si sta con le mamme. Questa qua è la mia idea. Allora, il posto in questione è Windenburg, il piccolo parchetto che si chiama Piazza Gaza, come vedete, è trasformato in un bar. E i tratti sono gioco da ragazzi, perché comunque i bambini imparano abilità più in fretta, conviviale e aspetto solare. Adesso vi faccio vedere che ho creato o che cosa ho modificato in questa piccola piazzetta. Ok, ho chiamato tutti e stanno tutti quanti arrivando. Allora, ragazzi, il parchetto è rimasto, ecco Morga, è rimasto comunque come era prima. L'unica modifica che ho fatto è che qui ho messo l'area dedicata ai bambini. Per sicurezza ho messo due vasini perché per il cibo uno può portarselo da casa, ma almeno i bisognini, questi poveri bambini, dove li fanno? Quindi abbiamo casa delle bambole, tutti i giochini per appunto avere, se sono più di 3 o 4 bambini, peluscione e anche la scatola dei giocattoli. Quindi un'area verde, come vedete, dove il comune ha messo anche un tappeto dove i bambini possono sedersi e giocare. Come se io volevo farlo in un asilo, ma non si trovano delle strutture carine in galleria. Io non avevo tanto il tempo per costruirlo io e volevo comunque avere. Qua c'è il bagno pubblico e volevo comunque metterci un bar in modo che le mamme si accomodano, bevono, fanno delle chiacchiere e si conoscono mentre i loro bambini sono qui a giocare. Poi in questa parte ho lasciato i vasi. Anzi, magari una sim che è appassionata di giardinaggio può anche lasciare dei fiori rari. Lei adesso non ha niente qui in inventario, però capito, anche perché così se io ritorno con altre famiglie mi potrei ritrovare semi che non trovo mai, è un'idea, no? E questo è l'angolino dedicato agli scacchi ed ho lasciato così. Quindi adesso che arrivano tutti, i bambini fanno gruppo e li metto a giocare. Nel frattempo salutiamo Morgan, ecco, anzi i bambini iniziano ad andare qui nel loro spazio a giocare. Eccoli qui. Allora, lui può anche giocare con la sorellina. No, 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 che parla con Simestra. Fe. Allora, vieni qua, gioca con le bambole con la sorellina, mentre Diego potrebbe studiare le forme. Sì, perché gli manca l'ultimo punteggio. No, ragazzi, la mia idea non ha avuto successo. I bebè, anche se li invito, non arrivano. Ma Stefano, ma tanti posti. Potresti andare a ringhiare altrove. Lasciali perdere questi bimbi che giocano. Elena, ciao! No, i bebè non arrivano. Allora, ordiniamo una bevanda dell'Happy Hour, ragazzi. Ci sono gli sconti sulle bevande. Allora, prendiamoci la bevanda effervescente alla frutta per tutte, così intanto loro, le mamme ci sono, ci accomodiamo e iniziamo a fare amicizia. Perché Alice ti sei vestita così? Eccole qui le altre. Noi appunto casualmente le abbiamo incontrate qui. Rallegra, rallegra. Alice è andata a vedere i bimbi. Penso che Alice se ne sia proprio andata. Vabbè, la mia idea non è stata un granché, ma come sei carina. Elena, ma che c'è? Perché sei triste? Povera. Accomodatevi, ragazze, facciamo due chiacchiere. Discuti degli interessi. Com'è andata la giornata? Come stanno i vostri bambini? Anzi, le vostre bimbe. C'è Nicolò! Ciao, Nicolò! Vedete, casualmente uno ci si poteva incontrare qui. Però è proprio con i bebè un po' difficile. E vabbè. Poi li porteremo a casa a farli conoscere. Vabbè, i bimbi già conoscono Greta. Che c'è, piccolino? Che ha fatto? È triste, stanchezza dei blocchi. E vieni qua, vieni a giocare con gli altri giochini. Guarda chi c'è Ciompi. Gioca con Ciompi. Vabbè, alla fine si sono seduti anche gli uomini con noi. Comunque, io volevo venire a fare amicizia con le mamme. Perché sinceramente volevo chiedere a Morgan, ecco, di entrare nel club delle donne. Sì, ragazzi, l'ho ancora lasciato donne, perché nella puntata in cui saremo con Morgan e Nicolò, visto che il club delle donne è di Morgan, vi dirò quale nome ho scelto tra i tantissimi e bellissimi che mi avete consigliato voi. E
Vanessa, in fin dei conti, non è che ha tantissime amiche e gli è piaciuta tantissimo l'idea di creare un club di donne e tra virgolette anche mamme. Tralasciamo il fatto di Camilla, sì, di Camilla che ancora non è mamma, però manca poco. Ma guardate, è venuto a sedere qui. Adesso andiamo a casa, eh. E, insomma, voleva entrare in questo club delle donne e voleva chiederlo a Morgan, ovviamente, prima che va via. Allora, club, chiedi di entrare. Ah, non possiamo. Non soddisfa i requisiti. Ai, allora poi lasceremo decidere a Morgan se accettarla o meno. Nel frattempo ci facciamo amicizia, conversazione profonda e chissà. Magari ci accetta, voi che ne pensate? Vogliamo fare entrare Vanessa nel club delle donne? Vi immaginate tutte quante che escono insieme? In fin dei conti sono tutte donne in carriera, cioè a parte lei che è casalinga ed è ricca, però le altre sono comunque donne in carriera, si danno da fare. Fatemi sapere che ne pensate, nel frattempo torniamo a casa perché volevo concludere la puntata con Edoardo. Ma guardate questi piccolini che giocano. Lei deve essere infantile, si è messa a giocare anche lei. Anche Morgan se ne va. Ok, bambini, possiamo tornare a casa. Non avete nemmeno voluto mangiare, dovete andare a fare la pipì però. E va bene, andiamocene a casa. Ma guardatela come se la cava bene nel camminare. Si è presa il piccoletto in braccio. Andiamo piccolina, su. Mentre Vanessa mette a letto i bimbi, noi adesso ci andiamo a occupare di Edoardo e di quello che ha combinato in questa casa. E già avete notato che ha fatto grandi, grandi cose. Allora, ragazzi, come vedete, dalla porta del secondo piano c'è un'altra scala che va al terzo piano. Ecco, Edoardo sta promuovendo politiche. Va al terzo piano e nello spazio esterno c'è, come vedete, la pista da basket che mancava in questa casa. Una panca, qui va sui per le bevande, asciugamani e il pallone. E poi si entra e ha creato il covo perfetto per i maschi. C'è il bar e guardate chi è venuto come mixologo. Filippo, ciao! Promuovi anche con lui le politiche, va, visto che ci sei. Anzi, assicurati il voto. Vedete, c'è questo bellissimo bar. Loro sono persone che ogni tanto lo seguono e lo votano, eccetera. Poi, quindi, appena si entra, loro possono indossare le scarpette da bowling con il biliardino. Qui ci sono tutti i trofei, faccio finta di Edoardo. E le palle da bowling, qua possiamo scegliere la classica, azzurro cielo, poi più diventiamo bravi e più potremo uscire le altre bocce. Qui sempre divanetti, tavolino con le bevande e tre piste da bowling, ragazzi, perché Edoardo, una volta saputo che in città è arrivato il bowling, poteva mai non farlo a casa sua, una pista privata? Ma proprio no, ragazzi! E quindi lui che fa? Invita tutti i suoi seguaci a bere, a giocare, eccetera. E poi, zacchete! Si assicura i voti anche di Max, ovviamente. Zaccate, voto. Filippo non crede che Edoardo sarebbe la scelta migliore come leader. Prova a promuovere le politiche. Ah, è vero. Grazie a una grande conoscenza delle problematiche, un atteggiamento sicuro, Edoardo si è assicurato il voto di Medi. Perfetto. Ah, qua si possono vedere anche le partite o la politica. Ma proviamo a fare una partitina. Quindi gioca a bowling insieme. Dai, proviamo. Birra, bowling, avete capito? Eccoli che vanno. Ma vai con la birra? Sì, va con la birra. Va bene, andiamo. Chi inizia? Su. Così vediamo anche Max all'opera. Lui già in divisa, vedete la divisa di Edoardo? Il guantino, la casacca, le scarpine. No, se ne stanno andando. No, è rimasto solo Zetsu. È perché si è fatto un po' tardi. E vabbè, gioca con Zetsu. Ai, 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 pagliaccio. Partecipa, dai, gioca con lui.
E poi promuoviamo le politiche e ci assicuriamo il suo voto. Sì, tutti se ne vanno, ragazzi. Ho perso tempo tra il parco e poi a chiamare tutti quanti sopra. Wow! Balletto? Bravo, bravo, Zezu. Dai, Edoardo, voglio vedere te all'opera. Voglio proprio vedere lui. Vai. Sì. Solo tre, Edoardo, solo tre. Ma si è cambiato le scarpine. Qui ce l'ho messe in nere e bianche. Vai, Zezu. Figuraccia. Vabbè, dai, anche perché si è fatta mattina. Promuoviamo la politica e assicuriamoci il voto. Vediamo un po'. Poi un giorno inauguro bene questa pista, diciamo di pomeriggio, in modo che invitiamo anche altra gente e ci divertiamo. No, non siamo riusciti. Lui va anche a lavorare da 3 ore e secondo me prenderà un'altra promozione. Fai vane promesse. Vediamo se facendo vane promesse lo convinciamo. Ma guarda cosa ho creato qui dentro, immagina in città cosa farò. Vediamo. Le promesse erano irragionevoli, irresponsabili, impossibili, eppure Zetsu se le è bevute. Però non possiamo più chiedere voto. Vabbè, alla prossima. Però che bello avere il canestro in casa, vero Edoardo? Vai, sogna in grande, vai, canestro! Sì! Sì, sogniamo. Ed eccoli qui, come abbiamo iniziato il video, così lo finiamo con tutta la famiglia però stavolta. I bimbi a fare colazione, anche Vanessa e Edoardo che legge un ebook. Ma come sono carini, ragazzi! Allora, io li lascerei così. Spero che il video vi sia piaciuto e anche ovviamente il rivedere i nostri amati Coppola che adesso hanno addirittura una pista da bowling in casa. Però devo sfruttarla meglio anche per gli orari, perché oggi con il fatto che volevo andare al parco con Vanessa e i bambini, guardate come corre! E cercare di raggruppare le mamme con i bebè mi hanno fatto perdere un po' di tempo perché speravo che i bebè venissero al parco e invece no. E poi radunando anche gli ometti per casa non mi hanno fatto perdere anche lì tempo e va bene. Quindi io comunque mi sono divertita. Spero che il video vi sia piaciuto. Questi piccoletti adesso si metteranno a giocare e a imparare nuove cose. E io vi lascio così con i coniugi Coppola e Family. Ai prossimi video. Ciao a tutti!